Uomini e donne, l'opinione di sulla puntata del 5 aprile 2023. Ma sapete se per caso Armando incarnato nella puntata di oggi di Uomini e Donne stesse facendo un favore a qualcuno di noi a stare lì seduto? No, perché aveva quel mood scoglionato che avevo io quando mia madre mi obbligava ad andare a far visita alla mia prozia ottantenne. Quindi o stava facendo una cortesia a qualcuno, non a me, per esempio, o era sotto effetto di Lexotan. Cosa? Come dite? In realtà era così solo perché stanco degli attacchi e di non essere compreso? Oh, mamma che disfatta! Questo povero piccolo ancello non capito da nessuno Sig, questa stellina caduta dal cielo, pure innocente Sig. Tra l'altro io devo informarvi di una cosa strana, cioè io sto iniziando a shipparlo fortemente con Gianni Sperti, La tensione che c'è nei loro botta e risposta, l'offesa che c'è la segreta ammirazione. La dinamica perfetta degli enemies to lovers, io non so se qualcuno abbia già creato una fancam per loro con in sottofondo pezzo di cuore. Ma se non è stato fatto che si faccia. Subito. Anyway, Rebecca è il nome della nuova tizia che Armi si lurerà nel giro delle prossime puntate. Oddio, se fosse proprio un eroe potrebbe stringere i denti e fare lo sforzo di finire la stagione. Che ormai è agli sgoccioli, proseguendo in qualche modo la conoscenza e dando un senso alla sua presenza nel parterre. Ma sappiamo che ormai ad Armi frega un cazzo, lui sa che tanto sta lì lo stesso. Che qui Mary lo lova e lo interpella quasi più di Gianni, e che i 500 euro a settimana che deve spendere quando finge di frequentare frequenta una dama. Gli conviene tenerseli in saccoccia e magari spenderli per la prossima cena instagrammabile con la sua BFF ed è il suo uomo non irrisolto. Ciao Rebbie, ti saluto già da ora e ti anticipo che qualunque cosa ti verrà fatta o detta io non ti difenderò, perché chi è causa del suo male deve piangere se stesso e chi volutamente esce con Armando non avrà mai la mia pietà. Il signor Claudio da giovane doveva essere di una bellezza incredibile perché ancora oggi è un bellissimo uomo. E a meno che anche lui non abbia stravaganti appetiti rivolti alle ascelle delle partner, forse Gemona Galgani potrebbe aver trovato un nuovo figurante per il suo copione uomo da frequentare fino almeno alla fine della stagione. Nicole Santinelli ha l'incredibile dono di riuscire a rendere cringe qualunque genere di esterna. Cioè io all'inizio pensavo che il cringione supremo della situa fosse Andrea Foriglio. Poi ho pensato che fosse cringione anche Carlo Alberto Mancini, ma alla fine sono giunta alla conclusione che sì, l'osteopata è un wannabe Alex Belli, sì, Carlo Alberto parla e si comporta come i personaggi dei romanzi H0T per signorine. Ma la madre di ogni cringe è proprio Nicole, è lei che trasforma ogni esterna nel set di una fiction col 10% di share. Avete visto oggi con Christian Di Carlo? Esterna normale, carina e poi, boom! Il cringiometro alle stelle con la redazione che avvisa che mancano pochi minuti alla fine dell'esterna e lei, potrei avere bisogno di altri HHHH e poi altri HHHH ancora HHHH. No, vi prego, non ce la faccio, io questo trono devo guardarlo sempre con qualcosa a portata di mano per nascondermi quando mi vergogno. Non potete capire la fatica che fa chi, come me, soffre di questa forma di imbarazzo indiretto, sto malissimo, davvero. Ad ogni modo Christian è il corteggiatore che a me piace di più, ma probabilmente è quello che a lei piace meno. E se sta provando a farselo piacere forse è proprio perché conscia del fatto che lui sia gradito al pubblico che commenta sul web. Boh, non lo so, e in fondo credo non mi interessi, sostanzialmente sto solo aspettando la puntata di domani per vedere la lite tra Lanica e Robertona di Padova, sperando solo che nessuno osi censurare ciò che Roby DP ha fatto uscire dalla sua boccuccia di rosa. PS1 credo che Alessio Cordino debba organizzarsi quanto prima per prendere una casa con Lavinia Mauro, perché altrimenti io sento il suo degli Alessio Oro. Ma come Alessio Oro, Alessio Oro fino a qui a casa mia. PS2 non devo fare commenti su Ale Redin Accappatoio, 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 non devo fare commenti su Ale Redin Accappatoio. Video della puntata. Puntata intera Alessio C,
Non ho rimpianti Lavinia e Alessio, la prima serata da fidanzati Lavinia e Alessio, finalmente fidanzati Lavinia e Alessio, il risveglio dei fidanzati Tina, Claudio non è il caso di indossare quei pantaloni, Claudio e, i tre numeri di telefono Rebecca, Riccardo non mi interessa Riccardo e Valentina, una serata divertente Tina Show Valentina, Armando ti ho lasciato il numero ma... Virgola Armando, Rebecca. La conoscenza può continuare Maria, Nicole perché non hai baciato Christian Gianni, Nicole e Andrea cosa vi siete detti? Musica puscur rapuși pentru ieri e de bun simț să ridic ștacheta liric vorbința ajungă la ea doar NASA cu racheta s-o admire nave spațiale de pe Andromeda ăsta-i țelul, îl execut ca pe Maria Antoaneta de-aia de când mă știu textul-i plin de dude tu mere tante printre tale culte încerc flow-uri sute la show-uri uite cum rup capete lumea de din capuri rupte tobele bat cu inima deodată nu le opresc că nu-s atât de nebun mă gândesc tu ce crezi? Orice crezi ține pentru tine fii egoist, dar liniștit și eu scriu rime pentru mine pentru b-boy-ul din Grigo DJ-ul din Dobrescu grafărul din Toto toți MC cu care am crescut pe scurt de la un